Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Sparks. Oggi, come promesso, ritorniamo con una challenge di sfide. E questa volta giocheremo con la nazionale italiana proprio contro il Portogallo, che è proprio la maglietta che ho in questo momento qui nel mio personaggio. Ci sarà Italia-Portogallo B. Uno dirà Portogallo B, va bene, no, il Portogallo B è forte, quasi forse un po' più forte anche del Portogallo A, è molto forte come team. Quindi oggi ci sarà Italia contro Portogallo. Il vostro Sparks giocherà a titolare e solo per questo spaccate di like sto video, voglio almeno 10.000 like e vi porto Italia contro Spagna. Se volete la nazionale italiana contro la Spagna, 10.000 like sotto questo video e ve lo porto come video. Iscrivetevi al canale, campanella attiva e sigla! Oggi giochiamo contro il Portogallo, ragazzi. In questo momento ho la maglietta diversa perché ho la maglietta del Portogallo, ma adesso la cambieremo. Stiamo già 1-0 contro il Portogallo B, non Portogallo. E in questo momento il vostro Sparksone si trova con la maglia avversaria, ma non conta, non conta. L'importante è il nome rosso che ci differenzia. Quindi uno dice, ma quello là è dell'Italia. Sì, è il nome rosso italiano. Proviamo a pushare. Io sto guardando i gialli come se fossero i miei nemici. In verità sono i rossi, i miei nemici. Buona qua. Attenzione sulla testa di Kaneki. Provo ad andare direttamente all'arrivo. Ecco qui il doppio jump. Ma vaffanbrodo, ho preso da una palla incredibile. Ma no, partita rovinata per questa cosa. Non ci credo. Non ci credo. Andiamoci a aspettare la finale. Quindi il secondo round. Vediamo se faremo il 2-0 o l'1-1. Laser Tracer. Abbiamo quindi Andre, Kaneki e Shelby per l'Italia, mentre il resto sono tutti portoghesi. Però la partita è combattutissima e ovviamente qui potrebbero veramente fare la differenza i giocatori del Portogallo, che sono molto forti anche loro in questo tipo di mappa. Certo potrebbero mettere una maglietta azzurra per noi della nazionale italiana, manco fossimo la Svezia. E intanto un punto a fuori per l'Italia, perché si è appena laserato uno del Portogallo. E intanto un altro eliminato, stavolta però è dell'Italia, ragazzi. Quindi è stato eliminato Kaneki, sono rimasti Shelby e Andre. Attenzione, Shelby se la gioca benissimo tra tutti, pesta la testa di K. Attenzione, è diventato un 2v2, perché qualcuno secondo me ha provato a fare un body block che non è riuscito. E quindi da 5v3 è diventato un bel 2v2 adesso. Molto interessante vedere Shelby e Andre gestirsi questa situazione. Credo che il Portogallo stia un po' soffrendo in questo momento, perché vedo che stanno iniziando a riattaccare. Sono un po' stanchi sul laser, quindi provano ad attaccare per rendere un po' la situazione più piccante per l'Italia. No, vengono laserati entrambi in un modo assurdo. Il Portogallo si porta il punto a casa, quindi punto con Rafa e Xerox. Finale su Block Dash, siamo 5 contro 3, quindi non possiamo rischiarla. Dobbiamo a tutti i costi portare il punto a casa. Vediamo se riesco a fare un po' di bella figura io portando almeno il punto a casa. Vediamo un po'. Ricordando che il primo set è stato vinto da Shelby, che purtroppo non sono riuscito a registrare perché ero assente, ma sono arrivato in tempo per la seconda partita. Vediamo sto blocco. Provo a saltarmela, va bene tutto così, va bene, vado subito. Anche se c'è il Portogallo che mi vuole infastidire, non mi faccio pressare dal Zelk. È stato eliminato qualcuno, non so chi. Guarda Nox come prova a pusharmi. Sto gran fedentone e prova in tutti i modi a buttarmi sugli spuntoni, ma non riesce. Ok, sono rimasti in 3, quindi 3 contro 3. Quindi Italia, Portogallo 3-3. Siamo Shelby, Kovac e Sparks contro Rafa, Nox. E qua Shelby si è incastrato, ok. Ho visto Shelby tra i blocchi, ho avuto paura per un attimo. Eliminato Kovac, sta giocando Shelby. Shelby e Sparks contro i tre portoghesi. Prova il trick Sparks. E attenzione, la passa! E si porta quasi il 3 contro 1, attenzione! Con un recovery bestiale!
Non si arrende lo Sparks, che si porta qui contro il Portogallo. Non mi voglio arrendere a tutti i costi. Ci provano in tutti i modi. Provo a farlo impossare, non riesco. Questa partita andrà a oltranza. Rimane bloccato uno, potrebbe essere 1v1 adesso. Non ci credo. No! Porca valetta, c'ero quasi riuscito a saltargli in testa. Restiamo 2-1 per il Portogallo B. Quindi iniziamo il quarto round qui su Block Dash. Qua ora diventa rischioso perché comunque poi appena arrivano i serpentoni e tutta sta roba qua, sicuramente ci sarà un casino e ci sarà gente che sbatterà nei laser, chi invece morirà Air Chaos. Ok, qua spacco così si possono salvare anche gli altri. Ottima la situazione. È stato pure un recovery, ho fatto tanta roba lì. L'allenamento è servito. Buono qui, mi sono salvato di nuovo. Buono questo trick che ho imparato da poco. È molto complicato perché potrebbe non riuscire, però comunque siamo avanti. Guarda come spingono, guarda come spingono. 7 su 8, sto ancora in finale qui su Block Dash. Buono qua il rimbalzo. Ci sono ancora. Devo girare velocissimo. Qualificato, buona. Siamo rimasti. Orca, paletta, Kaneki e Sparks. No, la vedo malissimo. Vabbè, qua sono forti loro del Portogallo. Sicuramente, vabbè, pugni non ce ne stanno. Però spingeranno sicuramente tantissimo. I body bloccheranno sicuramente. Mi faranno cascare. Oppure, no, oppure si va direttamente alla parte finale. E come va, va. Non sono l'unico, per fortuna c'è anche. Orca, paletta, non mi lascia in pace questo qua. Oh, e dammi un po' di pace. C'è sta pure Kaneki, non sono l'ultimo. Cioè non sono l'unico, per fortuna. Oh, ehi, hey! Non si fanno queste cose. C'è stato un abbraccio. C'è stato un abbraccio. E punto, e punto. Mi ha abbracciato e punto per Sparks. Mi ha messo pressione psicologica. Attenzione. Vaffan brother, era scontato. Era scontato. Abbiamo qui Kaneki che ormai è arrivato al round finale contro 4 del Portogallo. Kaneki è la nostra salvezza. Vai Kaneki. Contiamo tutti su di te. Il Portogallo B è uno dei team più forti che ci siano. Forse sembra anche più forte il Portogallo A. Sembra da non credere, ma è veramente forte come team. Niente, l'hanno body bloccato e non si è mosso più in pratica. Rimancano Zelk e Xerox. Entrambi con la Z. Quindi 3-1 per il Portogallo. Eccoci qua dopo il 3-1 per il Portogallo. Inizia un nuovo round, questa volta siamo su Super Slide e cercheremo di giocarcela al massimo, anche se il Portogallo sicuramente ci ostacolerà alla grande. Però ricordiamoci comunque c'è il signor Sparks che vuole prendersi il primo posto e non vuole farsi superare da Nox. A meno che non sci... Attenzione, body bloccato mi sa. E Sparks si porta il primo posto, attenzione. Penso che non potrei più fare errori qua. Se la gioco bella chill, mi porta il punto, che anche non è un punto, però è comunque un primo posto nella qualificazione alla finale. Quindi vabbè, vale tantissimo, vale tantissimo. E cosa ne sapete voi? Che vale tantissimo il primo posto. Se va in finale, ancora una finale per Sparks. Comunque mi sto qualificando in quasi tutte le finali. Ne ho persa solo una perché ho preso una palla in faccia gigantesca su Cannon Climb. No, Laser Tracer. Vabbè, per me finisce qua. Ci ho provato. Ma ogni volta che porca paletta, io arrivo in finale, mi escono tutte queste mappe elimination. Una volta l'Avaland, una volta la Laser Tracer. È veramente fastidioso da qua. Anche perché i portoghesi sono veramente micidiali nelle mappe elimination. È stato appena eliminato, porca. Ah, ma ho visto un pugno. Ma? Oh, oh, oh. Ma che so sti pugni? Attenzione. La vince Sparks. Attenzione qua. Sta succedendo l'incredibile. È interessantissima.
Ma cosa è successo? Ma che cosa è successo? E stiamo ancora 3-1 perché c'è stato un altro rematch. Ancora 3-1, quindi si va con questo round. Proveremo a fare dei punti interessanti qua. Occhio ai martelli. Diciamo che non sono messo molto bene in questa partita. Sono messo un po'... Orca paletta. Miguel viene contrastato. Riesco a giocarmelo, non so come, a salvarmi in calcio d'angolo. Ci sta Kovac, vediamo un po', 6-7 sono arrivato 9. 5 contro 3. Un po' come prima, stavolta su Laser Tracer. Kanegi, Nan e Kovac in finale contro i portoghesi. Partita super combattuta qui anche su Laser Tracer, dove i nostri italiani proveranno a fare un punto, anche se è difficile in quanto c'è una superiorità numerica di 5 contro 3. I portoghesi stanno attaccando molto. Attenzione, è eliminato uno del Portogallo. Aia, Kaneki piglia il laser, brutta cosa. Vediamo un po', adesso è rimasto Kovac con Nanne. È intanto eliminato un altro del Portogallo, 2v2 in questo momento. Sembrano sempre le stesse partite, ogni volta c'è una superiorità del Portogallo e poi finisce per un 2v2. Vediamo se stavolta riusciamo a portare il punto a casa però. Nanne se la sta giocando benissimo. Rischia ancora! Non ci credo che cosa combina Nanne. Nanne se la gioca divinamente, incredibile. La super skill della panzata di Nanne, che riesce a saltare ogni singolo ostacolo. Attenzione, 2v1. 2v1, si riaccendono le speranze. Rimane solo Zelk. Zelk, Nanne e Kovac. Vediamo un po' che succede qua. Nanne sta rischiando un pochettino, secondo me. Va bene così, eccolo qua. Attenzione, non so come ha fatto. Vabbè, non so come si sta a salvare Nanne, perché è incredibile. Se sarà messo l'invisible mode, cioè è come se i laser non lo pigliano. Nanne viene trafitto dal laser, quindi 1v1, abbiamo Kovac contro... Kovac contro chi? Papi? Kovac contro Zelk e niente, Kovac piglia il laser. Cavaletta, siamo sul 4-1 per il Portogallo. Si ritorna su Block Dash, siamo 4 contro 4. Qua vediamo che combiniamo. Abbiamo ancora Zelk, Def, M4K. E io mi devo concentrare nello stesso momento. Gioca. Inizio nei primi ostacoli, nei primi pungiglioni, va tutto liscio. Si vede qualcuno rotolare per causa di un pungiglione, non ho visto chi. Non ho visto uno del Portogallo o del nostro team. È morto uno, vediamo chi è, se è un giallo o un rosso. Aspetta, devo girarmi qua. Ok, mi sa che sono tutti rossi rimasti. Porca petta di nuovo. Siamo rimasti a Kovac contro 3 portoghesi. Quindi 3 contro 2 sarà abbastanza difficile. Prova a ostacolarmi. Perfetto, devo sbrigarmi qua. Perché ogni volta questi creano problemi. Ancora 3 su 7. 4 su 7. Ottimo. Eliminato uno del Portogallo. Guarda come mi spingono. Oh, ma sono fedentoni questi qua. Provano a farmi andare negli spigoli. Buono, ne ho tirato uno giù, quindi possiamo farcela. Siamo passati, uno è caduto. Vai, 2 contro 1. Grande Kovac che sta giocando benissimo dietro. Ancora Deft che non ne vuole sapere di perdere. Veramente. Sta resistendo in una maniera pazzesca. Non è uscito nemmeno un serpentone finora, incredibile. Adesso uscirà perché l'ho appena chiamato. No, non è uscito. Dove stanno i serpentoni? Non esistono! È una mappa senza serpentoni. È molto strana come mappa. Eccola qua. Si salta dall'altro lato, vai. C'è prova. Va bene così. Ma sa che è morto. Ah, non è morto, è tornato in vita. Come ha fatto? Che è Goku. L'ho visto volare, giuro. L'ho visto volare e tornare in campo come niente fosse. Cioè, incredibile. Io passo, non sa mai niente. Questi passano pure. Niente, non finirà mai più la partita, ragazzi. È incredibile. E vince! Perché finisce il round? Porca paletta. E mo che succede? Se va al quarto round. Se va al quarto round andiamo su spingo round. Chi vince vince. Ci proviamo? Ci abbiamo avanti loro. Niente, è scivolata assurda.
Stanno più avanti loro sicuramente. Buono. Vai, vai, vai. Così, così. Così, grande. E si porta a casa il punto. Un punto anche per me, regalato da Kova, che stava più avanti di me. Quindi siamo 4-2. Rimonta, attenzione. La remontata è iniziata. Ed eccoci qua per il settimo round, dove stiamo 4-2 per il Portogallo B contro l'Italia. Cercheremo di qualificarci in questo round, almeno in finale, vediamo se riusciamo. Intanto salgo sulla testa della gente così posso boostarmi. GG Sparks, devo stare attento al body block qua, perché non solo posso body bloccarmi io, posso anche body bloccare i miei compagni di squadra, quindi devo stare attentissimo. Per ora sono messo davanti, quindi non rischio niente qua, perfetto così. Qua rischio un po', però me la sono fatta chill. Oddio, che cavolo è successo? Ma che cavolo è successo, raga? Mai visto un bug del genere. Cioè, mi ha scaraventato letteralmente via. Come se ci fosse una potenza sovrumana. Andiamo di Space Race. In avanti i portoghesi. Sono tutti... niente, uno... si body bloccano tutti tra di loro. Molto interessante come cosa. Abbiamo Miguel in avanti, che ha anche Zerk, gli va in testa per body bloccarlo, potrebbe essere un'ottima soluzione. Non sbagliare nulla, Miguel, che sei tutti noi. Grande Miguel. Tra l'altro mi sa che lo spawn, cioè l'arrivo non è manco centrale. Attenzione, il sorpasso di Zerk, ma il sorpasso ancora una volta di Miguel, che non so cosa ha fatto. Uno strano salto, strano. Ma comunque è solo Miguel, non c'è nessuno dietro di lui, quindi se la può giocare benissimo. Non so cosa sta facendo. E si trova a destra, quindi adesso gli basta semplicemente fare un salto. E si porta a casa il terzo punto dell'Italia. 4-3, attenzione ragazzi, rimonta. GG a Miguel, che è anche membro del team EM. Giusto da sottolineare. L'unica mappa che non so giocare, veramente. Tra un po' ci sarà la morte di Spax. No, mi sono laterato. 3 contro 2. No, non si capisce niente, perché Miguel ha la maglietta ogni volta fake. Attenzione, è un 3 contro 1. Miguel, Kaneki e Kovac contro K. Piden bel laser qua in faccia. Vai, vai. Piglielo, piglielo. Che è meglio così. Abbiamo Kaneki che intanto chilla nel centro. E Miguel, in questo momento in campo. Miguel, niente. Fulminato Miguel. 1v1. Attenzione, Kaneki rischia tantissimo. Non ho capito se è stato un body block di Kaneki su Miguel o se ha sbagliato il salto Miguel. Non ho capito bene. Attenzione, Kaneki. E la vince l'Italia! Grande Kaneki! Se porta la win sul 4-4 è il pareggio, il gran pareggio, la rimonta. Parto pure da dietro, ovviamente maglietta gialla è l'Italia, maglietta rossa sono i portoghesi, già subito body bloccato da un palo, incredibile. Guarda, 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 non pigliano manco un ostacolo, attenzione. E qua, guarda come cascano tutti, e Spax ne approfitta! Passa dritto per dritto. C'è mezzo Portogallo in avanti, raga. Mi stanno a body blocca tutti. Porca paletta, guarda che confusione. Sì. 3 su 8. E mi qualifico in finale, dai. Dai, ragazzi, dai. Lo spawn schifoso, ma veramente. Ma non è giusto. Bello, bello, mi è piaciuto. Molto bello, interessante. Molto intrigante. Molto intrigante questo start schifosissimo. Ci sta già il Portogallo in avanti. Ovviamente è irrecuperabile per me la partita. Mi raccomando, non mi dite Sparks sul calcio, perché non lo posso usare. Sarebbe inutile. Ce la faccio, ce la faccio. Ce l'ho fatto. Ma mi sa che vince il Portogallo. Stanno troppo avanti, ragazzi. Stanno troppo in avanti. L'unico mi sa che è Kaneki. Credo sia Kaneki quello. No, Shelby. Fallo, arbitro! Ha usato il calcio. 5-4 per il Portogallo B in questo momento. Dobbiamo stare attenti al body block qua, perché qua ci saranno tipo 300 body block. E non sto scherzando, 300 veramente. Eccoli qua, vado. La carovana. Zium. Il tuffetto tattico di Sparks, vai. Non si capisce niente. Non so manco dove sono io. Eccomi qua. C'è solo acqua che evapora. Porca paletta, non si capisce niente. Solo maglie del Portogallo davanti a me. C'è anche Kovac, attenzione. Vai così. L'importante è arrivare in finale, se no sono problemi. Guarda come i body block mi fanno cascare di fuori. Vai, 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 vai. Vai che la finale è vicina. Qualificato. Lavarasce, mi sa che abbiamo lo spawn a favore stavolta. Vediamo un po'. Insomma, insomma. Già subito
Body bloccato del brutto. E qua devo stare attento. Vai col salto subito. Ma guarda come body bloccano. Ma sono una carovana. Abbiamo il Miguel davanti però, no, raga. Abbiamo il Miguel davanti, quindi non dobbiamo avere paura. Cheat. Adesso è secondo, ma c'è ancora davanti. Aspetta. Buono. Vai Miguel, ti proteggo io. Ti proteggo io, Miguel. Vai, l'ho battuto, è tutto tuo. È chill, grande Miguel. Tutta qui si gioca. Guardo Shelby, no, non guardo Shelby, se no poi dice che lo gufo. Guardo, niente, Nan è già andato. Guardiamo, dove sta? Guardiamo Kovac, che sta in questo momento primo. Vai Kovac, non cadere. Prova il tuppo. È tutto ok, c'è un Redzvin che passa da dietro, attenzione. Da dove è sbucato Redzvin? Qua la vedo un po' male, attenzione. Passa il portoghese, che cade, ma ne passa un altro, no. No, la vince Felix. Ma da dove è uscito? Quel doppio tuffo di Kovac a schiantarsi la faccia. Ci ha provato, ma Capaletta ne ha approfittato il Portogallo. Vince questa amichevole per 6-5. Comunque 6-5 non è male.